Buongiorno a tutti ragazzi, è passato ormai un anno da quando ho girato queste immagini, o meglio, ho scattato queste fotografie e mai avrei pensato nel momento in cui preparavo il tavolo dei dolci per la prima comunione di Rebecca che sarei arrivata ad editarlo nel periodo della quarantena, mai avrei pensato che ci sarebbe stato un periodo di quarantena. Comunque siamo qua, dobbiamo riempire le nostre giornate, dobbiamo comunque andare avanti e dobbiamo pensare a quello che verrà dopo, perché un dopo ci sarà. Senza ombra di dubbio, torneremo ad abbracciare gli altri, torneremo a fare festa, torneremo a vivere la nostra vita, speriamo in maniera migliore di come l'abbiamo vissuta fino ad ora. In previsione di questo, vi voglio raccontare, vi voglio far vedere come ho organizzato e preparato tutte le cose che mi servivano per appunto allestire la prima comunione di Rebecca, una prima comunione a tema unicorno. Lei l'ha voluta così, ci piacevano molto i colori che abbiamo seguito, che erano il bianco, il rosa, il lilla, il verde acqua e il dorato l'oro. Stavano benissimo appunto con il tema, mi piacevano, stavano bene insieme, quindi abbiamo fatto tutto seguendo questi colori appunto. Come vedete ci sono tante scatoline con dentro dolcetti, abbiamo fatto tante tag, abbiamo creato moltissime cose, questi siamo noi tutti e quattro insieme. Abbiamo creato tantissime scatoline, soprattutto cose confezionate, perché io queste cose le ho preparate nel corso della settimana precedente. E per non farle guastare, appunto, abbiamo preferito incartarle piuttosto che lasciarle così all'aria aperta, si sarebbero rovinate. Queste sono le bomboniere di cui ho già girato il video, ho già caricato anche sul canale. Vi lascerò magari tutti i link, in modo che possiate andare a vedere i vari video tutorial. Tante delle cose che state vedendo in realtà non le ho riprese perché magari le avevo già create, ve le avevo già fatte vedere in altri video dove preparavo altri tavoli, come ad esempio quello della prima comunione di Roberto, mi pare, che ho preparato in contemporanea a quello di Rebecca perché erano nello stesso luogo, lo stesso giorno, quindi penso che molte cose di quelle che state vedendo come i tag, i succhi di frutta, eccetera, quelli li avevo già fatti nell'altro tavolo, cioè ve li avevo già fatti vedere nell'altro tavolo, quindi vi lascio il link anche di questo così potete andare a vederlo. E niente ragazzi, adesso passiamo ai video sui preparativi e così vedrete un po' quello che ancora non vi ho mostrato sul canale. Per ultima vi faccio vedere la foto d'insieme in cui ancora però manca la torta e mancano anche le cheesecake. Questa l'ho fatta prima di andare via dopo che avevo montato palloncini e tutto. E adesso passiamo ai preparativi. La prima cosa naturalmente che ho preparato sono state le etichette. Le etichettine, queste sono le etichette delle crocchiarelle, se non erro. Le ho stampate con scritto la prima comunione di Rebecca e la faccina dell'unicorno. Adesso le sto tagliando ad una e poi le andrò semplicemente a piegare e pinzare sopra le bustine delle crocchiarelle. Una cosa semplicissima, ma veramente molto simpatica e di grande effetto. Qui vi faccio vedere una delle cose che preparo sempre per il tavolo dei dolci, ossia la cornice con l'augurio per il festeggiato o la festeggiata e appunto i succhi di frutta. Questi li ho già fatti negli altri video che vi ho fatto vedere, che ho già editato, che sono sul canale, degli altri compleanni, prime comunioni che ho organizzato, quindi non c'è bisogno di farveli vedere di nuovo. Adesso, come vi dicevo, vado a piegare le etichette che sono stampate su cartoncino. E li vado a pinzare sopra le bustine delle crocchiarelle. Le crocchiarelle sono dei salatini che si trovano già in bustine monoporzione e sono indicatissime appunto per le feste perché sono igieniche, chiuse, non c'è manipolazione. Ai bambini piacciono un sacco perché ce ne sono di tanti gusti diversi. Quelle che ho preso io sono, mi pare, al bacon. E niente, come vedete, sono davvero tanto tanto carine.
Ora passiamo invece ai cioccolatini, le tavolette di cioccolato, che seppur piccole sono veramente molto molto sfiziose. Queste le faccio praticamente in tutti i tavoli perché sono una delle cose di maggior effetto. Anche qua vado a creare delle etichette con scritto la prima comunione di Rebecca e la data, ma ognuno poi ci andrà a mettere quello che preferisce. Queste le ho stampate su semplicissima carta per fotocopia, la carta da 80 grammi al metro quadro. Quindi le vado a ritagliare e poi, come vedrete, le vado a incollare sulle tavolette di cioccolato a cui sarò andata a togliere le etichette originali, lasciando l'alluminio e appunto avvolgendole con queste nuove etichettine e incollandole con un goccino di colla a caldo sul retro, ma si può utilizzare una qualsiasi colla. Io vado ad utilizzare la colla a caldo perché è quella che mi consente di andare più veloce, perché attacca immediatamente, non devo stare lì ad aspettare i tempi di asciugatura. Si potrebbe anche utilizzare dello scotch biadesivo. Dopodiché vado a riempire tante scatoline diverse con cose diverse. In questo caso ho utilizzato queste scatoline à pois già pronte, di quelle che noi abbiamo in negozio da vendere per le bomboniere. In questo caso appunto le ho utilizzate per metterci i dolcetti. Abbiamo incollato semplicemente il tag nella parte frontale. Dopodiché andiamo a metterci dentro questi candy cane di gusti diversi, quindi di colori anche diversi. Altre scatoline, sempre di quelle pronte, a cui abbiamo semplicemente incollato il tag in modo che tutto fosse ben coordinato. Io ho preferito utilizzare le scatoline già pronte perché, essendo periodo di comunioni, io mi sono occupata anche di tante comunioni di altri bambini e quindi tra bomboniere e allestimenti di tavoli e cose varie non avevo il tempo di crearmi le scatoline personalizzate appositamente, così come ho fatto invece per il compleanno di Matilde, ad esempio, di cui trovate sempre la preparazione del tavolo nel canale. Quindi anche in questo caso vado a utilizzare delle scatoline, queste qua traforate dorate, sono sempre scatoline per bomboniere. Io le ho utilizzate dorate, rosa e bianche, le ho di diversi colori. Sono andata a combinarle e all'interno di ognuna sono andata a mettere delle cose differenti. Naturalmente, non si deve fare per forza così in grande. Io vi sto dando delle idee, sto cercando di darvi appunto delle idee diverse. Si potrebbe anche creare solo una serie di scatoline, poi aggiungere due o tre ciotole di magari cioccolatini, le ciotole delle patatine, piuttosto che le ciotole dei marshmallow. Ognuno poi vede quello che vuole fare, che vuole organizzare. Io con questi video voglio semplicemente darvi delle idee, non necessariamente dovete copiarle tutte, potete prendere degli spunti e poi naturalmente adattare tutto a quello che sarà la vostra prima comunione, il compleanno del vostro bambino, il compleanno del vostro nipotino, il battesimo del vostro nipotino, di vostra figlioccia. Insomma, potete davvero sbizzarrirvi e magari fare un bel regalo ai genitori e regalare per il battesimo, per il compleanno del bimbo, un piccolo allestimento fatto con le vostre mani, con i dolcetti, con le cosine preparate da voi con tanto tanto amore. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, se le mie idee vi sono piaciute, non vi perdete il prossimo video in cui vi farò vedere qual è il processo che io seguo per andare a montare un tavolo dei dolci. Quindi monteremo questo tavolo dei dolci insieme, vi farò vedere tutte le varie, i vari passaggi. Passeremo ancora qualche minuto insieme, speriamo in allegria, in questo tempo in cui di allegro c'è ben poco. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i video che arriveranno. Noi vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo alla prossima!